Ok. A posto. A posto. Buongiorno. Buongiorno. Bene, allora niente, siamo al salone nautico, c'ho il microfonino nascosto anche perché odio parlare in giro. Te sto facendo un po' di backstage perché ho pensato che potrebbe essere una buona cosa fare un videino di presentazione per far vedere, siccome sono stato incaricato di fare poi un mini video per il salone, sia per la preparazione sia comunque per il poi per durante il salone effettivo, ho pensato che potrebbe essere una cosa carina fare un po' vedere il dietro le quinte. Però questo video, se uscirà, probabilmente uscirà dopo il salone o durante il salone, perché mi hanno già detto espressamente che se possibile evitare qualsiasi cosa social, quindi di conseguenza bisognerà aspettare. E niente, quindi fondamentalmente devo fare un paio di timelapse, che probabilmente si sentirà il tic della camera che sta scattando. Devo fare un po' di timelapse, un po' con lo stabilizzatore, tutto quanto. Cercherò di raccontare un po' nel mentre due o tre cose. Non so se andare tanto nello specifico, magari qualche dettaglio come attrezzatura. Sono le solite due Fuji con un col SIRP per fare i timelapse in movimento, lo stabilizzatore è un Moza Air 1 che mi sta dando dei problemi perché si inclina, è inclinato sempre da una parte quando mi ruoto. Il treppiede è un Manfrotto assicurato in questa maniera qui. Bisogna un po' vedere cosa si può fare, non è ben chiara la situazione, non c'è un programma su come e quando arriveranno delle barche più grosse, quindi al momento sto facendo dei timelapse alle barchette più piccole. Vedremo come andrà a finire. Breve riassunto, niente, ieri c'era il pienone di gente, questa è la telecamera di sorveglianza per guidare. Okay. Dicevamo, sono in ritardo. Però ce la possiamo fare. Oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno un po' più intenso. Poi, se non ricordo male, lunedì e martedì
sono molto più blandi rispetto a... cioè gli ultimi due giorni del salone dovrebbero essere più blandi rispetto al resto. E come sta andando sto salone? Cosa sto facendo io, visto che non sono ancora riuscito a fare un po' di anteprima? Ho giusto montato la GoPro. Sta andando bene, nel senso, per essere, come continuano a dire sempre, l'unico salone d'Europa, eccetera eccetera, ieri c'era tutto esaurito. E la problematica, a parte che la GoPro non è fissata, quindi ora volerà via tutto. Bene, 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 siamo arrivati incredibilmente in orario e non c'è nessuno in giro. Ci ho messo 10 minuti scarsi, da un quarto d'ora forse, da casa mia qua. Quindi dicevamo, come sta andando sto belin di salone? Sto belin di salone sta andando più che bene per essere l'unico salone d'Europa, o quello che sarà di quest'anno, nel senso che comunque ieri, che era sabato, c'è stato il tutto esaurito. Io che cosa sto facendo fondamentalmente in questo salone, a parte casseggiare allegramente? No, non è vero, dai, sto soprattutto interviste come se non ci fosse un domani, e poi ogni tanto proviamo a fare un qualcosa che si chiama colore, ovvero immagini in copertura, immagini un po' più belle. Ora poi vediamo come va a finire oggi. Allora, salone nautico finito da 36 minuti, l'ultimo giorno non è stato particolarmente pesante, l'unica cosa più pesante dell'ultimo giorno è aspettare perché la conferenza ha finito all'1 di pomeriggio, sono talmente fuso che penso ancora sia l'1 di pomeriggio o di notte, è la conferenza finale dove dicono i numeri, il salone com'è andato, il salone quest'anno dicono che sia andato bene, anche perché... sabato e domenica c'è stato tutto esaurito. E che cosa dire? Dicono il salone è andato bene perché c'erano meno turisti a vedere le barche e più gente effettivamente interessata a comprare una barca. Certe aziende, certe ditte molto costose dicono di aver venduto 5 barche, che è un numero enorme se parliamo di barche da milioni, e se no anche la gente in generale dice così. Io spero di aver fatto vedere qualcosina, ho raccontato poco durante proprio per questioni di tempo, però avevo una GoPro montata lì, cercherò magari di fare più video di questo genere qua avendone magari un po' più di voglia, vediamo, più ho il tempo più che altro. Questo comunque era comodo perché erano 6 giorni di lavoro, quindi 8 in realtà, e quindi era comodo, cioè potevo un giorno che non ne avevo voglia potevo non fare niente, un giorno invece potevo fare 10.000 riprese. E nulla, alla prossima!